La maggior parte degli stranieri immigrati nel territorio dell'Emilia-Romagna professa la fede cristiana. È il dato che emerge da una ricerca commissionata dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna all'Osservatorio sul pluralismo religioso, in collaborazione con l'Alma Mater. In linea con i dati nazionali, i fedeli dell'Islam rappresentano in regione solo il 32% degli immigrati, mentre oltre il 50% sono cristiani, in particolare ortodossi, cattolici, evangelici e pentecostali. Da Piacenza a Rimini sono state recensite dall'osservatorio 65 comunità ortodosse, delle quali 41 con una sede stabile, mentre le altre sono in fase di organizzazione e sono suddivisi secondo i patriarcati di appartenenza: 12 del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, 2 del Cattolicossato di Georgia, 14 dal Patriarcato di Mosca, 27 dal Patriarcato di Romania. Delle antiche chiese orientali, dette anche pre-calcedonesi, si contano 4 comunità, quella armena, quella copta e 2 eritree, stanziate soprattutto nel territorio di Bologna. Da un punto di vista numerico, è la giovane diocesi ortodossa romena d'Italia ad avere il maggior numero di comunità e di fedeli, mentre le comunità degli altri patriarcati, in particolare Costantinopoli e Mosca, vantano comunità più radicate da un punto di vista storico e più stabili. Le varie chiese ortodosse sono quelle anche più giovani, sia per quello che riguarda i sacerdoti, il 60% di loro ha meno di 50 anni, sia per quanto riguarda i fedeli, 45 anni è l'età media dei fedeli ortodossi. I sacerdoti per la maggior parte sono sposati, più del 70%, e solo il 60% di loro fa il ministro di culto a tempo pieno. Il 40% infatti ha una propria occupazione lavorativa indipendente dal ministero sacerdotale. Stabile la presenza islamica nel nostro territorio, che conta 168 luoghi di culto, 6 in meno rispetto a 2 anni fa. Si registra anche la presenza di 4 comunità ebraiche, che hanno una storia spesso più che millenaria nella nostra regione e quindi non rientrano nel fenomeno della migrazione. Abbiamo voluto capire come l'immigrazione ha anche modificato lungo la via Emilia il sentire religioso. E allora scopriamo che alcuni anche stereotipi, luoghi comuni, da una approfondita ricerca scompaiono oppure si attenuano. Perché? Perché la stragrande maggioranza di immigrati fanno parte di religioni cristiane, ad esempio, nella loro immensa varietà. Ovviamente le chiese ortodosse sono la maggioranza, ma poi abbiamo tutte le declinazioni del protestantesimo, delle chiese avventiste, abbiamo gli ebrei, quindi l'Islam, ad esempio, in realtà è poco più del 30%, dal 30 al 40% rispetto agli immigrati che sono arrivati qui.